È difficile non innamorarsi dell'Irlanda. Con la sua magnifica natura, l'ottima birra, la gente rude ma allo stesso tempo gentile e disponibile, lascia un segno nel cuore dei tanti che ogni anno visitano questa splendida isola celtica. Oltre a tutto questo, l'Irlanda può anche vantare un'antichissima e misteriosa storia. Non stupisce quindi che esista anche un pantheon immenso di creature leggendarie, una tradizione mitologica che ha pochi uguali nel resto d'Europa e addirittura nel mondo. Tra i tanti esempi possibili, ho scelto di soffermarmi su una delle creature più macabre e affascinanti che popolerebbero questa terra di smeraldo, la Banshee. La Banshee è una creatura leggendaria dei miti irlandesi. Fa parte del piccolo popolo, come ad esempio i folletti e le fate, ed è uno spirito che spesso viene classificato tra quelli maligni, anche se in alcune leggende viene descritto semplicemente come uno spirito femminile che si aggira attorno a paludi e fiumi, nelle sorgenti o sulle colline d'Irlanda. Si dice che quando muore un membro di una qualche famiglia importante, la Banshee che protegge la famiglia pianga e si disperi, rilasciando il suo terribile grido di dolore per levare gli irlandesi. A volte però le grida sono di vittoria, quando quella che ha subito la perdita è una famiglia nemica. Questa creatura esercita un profondo controllo sui componenti di quella che ritiene la sua famiglia, anche quando essi emigrano. Sono infatti numerosi i casi di famiglie che dicono di averla sentita urlare di notte, annunciando la morte di un parente emigrato in America o in Australia. Spesso, infatti, tra le famiglie irlandesi la morte è annunciata dal grido disumano della Banshee. I suoi urli sono noti col nome di Keening, dal gaelico Caened, lamento, ed il sentirli è segno di nobiltà, perché essa avverte soltanto i componenti delle più nobili famiglie che possono vantare il più antico lignaggio celtico. La tradizione narra infatti che inizialmente le Banshee potevano piangere solo per le 5 principali famiglie irlandesi, gli O'Neills, gli O'Brien, gli O'Connors, gli O'Grady e i Canawog, ma ovviamente i matrimoni con altre famiglie hanno portato ad ampliare notevolmente questa lista esclusiva. Essa può legarsi ad una o più persone, che saranno sotto la sua protezione fino alla morte. Quando la persona protetta dalla Banshee muore, ella piange. Pertanto la Banshee non urla per crudeltà, ma per pura disperazione. Infatti, la Banshee è così affezionata alla persona che protegge, che la notte prima della morte di quest'ultima ne percepisce il triste destino ed incomincia a piangere, emettendo un lamento lugubre, che si ripete 3 volte o può durare anche tutta la notte. Questi esseri non si mostrano mai agli esseri umani, con l'eccezione di coloro che sono prossimi alla morte e a cui giunge tale presagio, ed è probabilmente questa la ragione per cui, dopo l'VIII secolo, vennero classificate tra gli esseri malvagi. Non riguarda strettamente le Banshee, né l'Irlanda, ma il curioso caso della morte di Federico Hohenzoller, primo re di Prussia, merita di essere raccontata in questo video. Una sinistra leggenda che circolava nella casata degli Hohenzoller voleva che un fantasma di una dama bianca apparisse al membro più importante della famiglia quando fosse arrivato per lui il tempo di morire. Nel 1713 accadde che Sofia Luisa, terza moglie di re Federico I, apparve una sera al sovrano vestita di bianco, ma con gli abiti sporchi di sangue, poiché si era procurata un profondo taglio rompendo un bicchiere. L'uomo, scambiandola per il fantasma, ebbe un infarto e morì poche ore dopo. Se il video ti è piaciuto, ricordati di mettere un bel mi piace, condividere e commentare. Se non ti è piaciuto, spiegane pure i motivi. Poi attendi i demoni che ti verranno a prendere nel cuore della notte. Nel frattempo, ricordati di iscriverti al canale e alla nostra pagina Facebook.